Noi abbiamo oggi affrontato un tema, vabbè che questo tema è ricorrente anche nei vari volantini, che, diciamo, nei questionari che noi abbiamo raccolto come comunisti della fabbrica, cioè il tema della nostra politica internazionale. La nostra politica internazionale di questi ultimi tempi ci ha permesso, dopo un certo periodo anche di accerchiamento, perché tu giustamente hai fatto riferimento alla questione del terrorismo, e noi su questo terreno del terrorismo siamo stati gli unici poi in effetti nelle fabbriche a sostenere fino in fondo la nostra tesi che i terroristi erano diciamo delle persone che attentavano al regime democratico, alla libertà del nostro paese. Dopo questo periodo e i fatti ultimi, poi i vari arresti, la questione di Fioroni eccetera, ci ha permesso poi di dimostrare con i fatti queste nostre asserzioni. Diciamo un altro tema che è ricorrente, che ci ha permesso di uscire un po' fuori da un certo impasse che ci ha colpito dopo le elezioni, è stata la questione della nostra politica internazionale, in particolare la nostra posizione felicissima sugli aeromissili e quindi la nostra posizione anche sull'Iran eccetera. Ci è venuto fra capo e collo questa questione della invasione oppure dell'occupazione oppure dell'intervento sovietico nell'Afghanistan, e questo ha suscitato una nuova ondata di reazione da parte degli nostri avversari politici, quindi quale doveva essere la nostra posizione eccetera eccetera. Uno in particolare, per esempio, un certo Ferone Giuseppe, un lavoratore, dice: non ritieni che una società democratica comunista comunque va a ledere il senso di libertà di ogni uomo, che ogni uomo ha insito dalla nascita? Il rapporto, quindi il configurare questa futura società, diciamo, comunista con quello che è il socialismo reale, quindi l'Unione Sovietica, e per questo poi deturne tutta una serie di conseguenze dalla questione dell'invasione dell'Afghanistan. A questo punto però vorrei fare anche un'osservazione di tipo, diciamo, di introdurre un'altra questione. Io credo che su questo problema dell'invasione dell'Afghanistan, e oggi per esempio nel venire qua, nelle 3 ore che abbiamo trascorso nel Pullman, c'è stato un acceso dibattito fra tutti quanti noi sulla nostra, diciamo, posizione. C'erano alcuni per esempio che sostenevano, e tra questi il sottoscritto, che per esempio dal momento che noi non siamo un partito d'opinione dovremmo quindi organizzare anche manifestazioni di massa su questo problema dell'invasione, della protesta contro l'intervento sovietico. Altri compagni che invece la vedevano in un modo differente su questa questione, cioè se avviare delle manifestazioni di massa eccetera. Quindi vorremmo sapere da te un po' come intende muoversi il partito su questo terreno e dare una risposta a questo lavoratore che ha ancora, dico io, delle perplessità circa il nostro diciamo, la nostra diciamo, vocazione democratica. Esposito voleva parlare sulle questioni internazionali. Esposito della carrozzeria. Tu hai sempre dato particolare importanza alla questione internazionale. Non è che i problemi italiani sono meno importanti, come le questioni che anche qui si è accennate e si è discusso. Però, datosi che noi come partito, e tu stesso su molti articoli hai detto che attraverso una politica internazionale c'è bisogno di una collaborazione tra i popoli, una stretta fratellanza e amicizia, c'è bisogno di un nuovo... non è economia che sia più giusta e più equa, tutte le questioni affrontate, la fame del mondo e via di seguito. Oggi noi stiamo discutendo in Italia per quanto riguarda la disoccupazione, gli enti pubblici, tutte queste questioni, no? Però c'è il pericolo che mentre che noi facciamo queste questioni qualche missile ci piomba addosso. Ecco, sarebbe, secondo me. Perciò dicevo, tu hai sempre messo in primo piano queste questioni internazionali, secondo me molto giusto. Adesso ci sta questa questione, la questione afghana.
Noi come comunista, nonostante che abbiamo preso una presa di posizione come l'abbiamo presa nel 68 con la Cecoslovacchia, però c'è sempre un attacco verso noi, perché dicono che noi abbiamo questo rapporto con l'Unione Sovietica, anche se noi diciamo che è un rapporto di amicizia. E anche su queste questioni fanno il discorso sempre bilaterale fra l'America e l'Unione Sovietica. Anche se noi diciamo che vogliamo il superamento dei due blocchi, però una cosa che io voglio, almeno voglio essere esposto da te. Dato che io mi sembra con le condizioni che attualmente si stanno creando, mi sembra una cosa utopistica, nel senso quelle che noi, anche se mi voglio sbagliare, nel senso che per l'importanza e per noi tutti, per l'umanità che si arriva a quelle che noi affermiamo, però mi sembra utopistica, nel senso che per esempio in Italia gli stessi socialisti per esempio, hanno votato a favore dei missili, in Germania ci sta un certo Strauss che sappiamo la politica che fa, ed altri ancora sia in Francia e via di seguito. Se realmente lo scontro si dovrebbe portare soltanto a livello di Unione Sovietica e tra gli americani, noi come comunisti e tu personalmente, almeno non dico fisicamente, ma ideologicamente, da che parte stiamo? Sono breve però su queste questioni, tanto credo che i termini sono chiari. Facciamo tavolaro e basta. Sono tavolaro della meccanica e la domanda che volevo fare era questa. Ipotizzando una nostra partecipazione al governo, non ritieni che nel caso di una seria minaccia della democrazia nel nostro paese da parte di forze interne reazionarie giustifichi la richiesta di un aiuto esterno ad un altro paese ritenuto amico? Se ciò fosse avvenuto in Cile, non si sarebbe salvata la democrazia di quel paese? Emanuela Scocca che ha chiesto di parlare. Castaldo Giuseppe del Reparto Presse. Io mi riallaccio alla situazione internazionale. Compagno Berlinguer, la situazione internazionale con l'intervento sovietico in Afghanistan ha subito una scossa ed ha provocato una serie di interventi. Il PC ha assunto una posizione che è rigorosa rispetto alle enunciazioni delle tesi dell'ultimo congresso. La non ingerenza degli affari interni di ogni paese da parte di nessuno. Questa posizione però, considerata anche che essa rappresenta un netto dissenso nei confronti dell'Unione Sovietica, che non ha d'altra parte provocato l'allineamento sulla posizione americana dei più grossi paesi europei come la Francia e la Germania, non può condurre ad una nostra posizione di isolamento. Un domani prossimo non potremmo trovarci di fronte gli Stati Uniti normali nemici e anche l'Unione Sovietica in posizione di ostilità e gli altri paesi dell'Europa indifferenti. Allora, su queste questioni internazionali possiamo chiudere. Possiamo concludere? Va bene. Va bene, forse, rapidamente. L'ultimo intervento. Lui l'ultimo. Non credi che siamo in contraddizione con gli anni precedenti quando abbiamo detto via la NATO dall'Italia e poco tempo fa abbiamo detto che la NATO poteva anche stare, diciamo no agli aeromissili quando l'Italia è già piena di basi atomiche e via dicendo. Io vi devo fare una domanda. Sai bene che il Mezzogiorno vive, diciamo, il dramma secolare della disoccupazione storica che ha prodotto, vabbè, il soggetto sociale dell'emigrato che si è, diciamo, accollato personalmente tutte le responsabilità e i sacrifici che l'emigrazione comporta. Però sai anche bene che il nuovo tipo di disoccupato, la nuova disoccupazione, quella giovanile, ha prodotto più di un tipo di soggetto sociale.
quale appunto il disoccupato organizzato, l'emarginato, il drogato e perché no, anche il terrorista. E proprio a Napoli il partito si è trovato diciamo bersagliato letteralmente dal fuoco di questi disoccupati organizzati. Io ho vissuto in prima persona un'esperienza drammatica, diciamo, mi sono quasi sentito male quando i compagni della sezione di fabbrica mi hanno chiesto di uscire dalla fabbrica per andare a picchettare la Federazione Napoletana che era assediata dai disoccupati organizzati. Ho avuto quasi una crisi di coscienza rispetto a questa entità nuova che il partito doveva affrontare a Napoli. Ad Arzano, sai bene che un giovane capo di famiglia rimasto disoccupato, di fronte al continuo rinvio del sindaco al quale era andato a chiedere il posto di lavoro, è tornato a casa, ha preso il coltello ed è andato al comune per ammazzarlo. Non l'ha trovato e ha ammazzato il segretario comunale. In un altro paese, sempre nella provincia di Napoli, si è svolto un dramma altrettanto grave. Un padre ed un figlio sono venuti alle mani e uno di questi è morto perché il giovane non riusciva a trovare lavoro. Di fronte a tutta questa problematica, dico, il partito, nei confronti specifici dei giovani, sul problema dell'occupazione, che poi comporta tutte le altre cose che dicevo prima, come ha in mente di muoversi per il futuro? Che fine ha fatto la legge di riconversione industriale, che appunto prometteva nuovi posti di lavoro? La legge sul preavviamento al lavoro, a che punto è, perché non la facciamo applicare? La legge che proponiamo noi sulla riforma del collocamento, che rimangono comunque vuote se non troviamo posti di lavoro sufficienti per fare applicare queste leggi. Vabbè, allora dobbiamo concludere. No, volete una cosa che è un problema. Non è possibile. È una cosa importante. Ma sentite un po', è importante per me perché non nessuno ce l'ha questo problema, un problema politico religioso, di una fede diversa. Però veramente è l'ultimo. Sì, ma è brevissima, perché poi l'ho fatto subito così. Allora io vorrei fare una domanda politico religiosa, cioè come mai il nostro partito è per la revisione del concordato e non per l'abrogazione? Perché essendo io un credente evangelico mi sento discriminato rispetto ad altri, e cioè a tutti i cattolici. Perché non ci deve essere libertà di espressione per tutti? Perché noi accettiamo questa revisione e non l'abrogazione? Perché devono essere privilegiati cattolici? Perché devono essere per forza cattolici? Va bene. Allora, concludiamo con va bene, cominciamo, comincio, sì. Sì, io rispondo subito su questo punto. Noi intanto siamo per il pieno riconoscimento di tutti i diritti, di tutte le fedi e di tutte le chiese che esistono in Italia, compresa quindi la fede evangelica. Perché siamo per la revisione e non per l'abrogazione? Non perché facciamo una scelta di principio in questo campo, non è che ci piaccia di più il sistema del concordato piuttosto che il sistema, diciamo, della piena separazione e quindi della fine del regime concordatario. Si può discutere, perché in astratto, certo, il sistema della piena separazione è senza dubbio preferibile. Noi siamo per il concordato semplicemente perché riteniamo che, essendo questo il desiderio del Vaticano, della Santa Sede, lasciami finire, non è utile per la pace religiosa e per la convivenza degli italiani creare un contrasto acuto tra lo Stato e la Chiesa in Italia. Quindi non è che noi siamo per i concordati in generale, pensiamo che sia dannoso per l'Italia creare un contrasto acuto fra lo Stato e la Chiesa, e quindi per questo accettiamo che ci sia per un certo tempo un regime concordatario, naturalmente salvo poi a vedere in che cosa deve consistere questo sistema concordatario. Per questo diciamo revisione, nel senso che non accettiamo, e del resto non solo noi, ma che siano mantenute in vita tutta una serie di norme del concordato stretto all'epoca del fascismo e che quindi contengono anche una serie di privilegi che non sono più accettabili dati i tempi, per quanto riguarda la Chiesa cattolica.
Questo per quanto riguarda la questione del concordato. Per quanto riguarda la questione posta dall'altro compagno, prima di venire a quelle internazionali, relative alla disoccupazione, qui evidentemente c'è un problema molto complesso che riguarda in particolare Napoli e che questo fenomeno dei disoccupati organizzati, in cui il compagno Dalò potrebbe parlare molto più con cognizione di causa di quello di cui parlo io, in cui si mescolano diversi aspetti, perché da una parte c'è l'effettiva bisogno assillante di lavoro di tanti cittadini napoletani e soprattutto di tanti giovani, dall'altra parte voi lo sapete benissimo che ci sono anche organizzazioni, clientele che muovono alcuni di questi gruppi e li muovono non per risolvere il problema, ma li muovono per precisi scopi di lotta politica, di conservazione del loro potere, del loro elettorato e così via dicendo. Quindi adesso non voglio entrare in questo particolare problema. Certo, se tu ti riferisci poi, come ti sei riferito, al problema più generale della disoccupazione in Italia, questo è senza dubbio il più grave e il più assillante problema, insieme a quello del terrorismo che oggi abbiamo di fronte nel nostro paese. Ed è, produce tutti quei drammi di cui tu hai citato una serie di episodi, che sono appunto il frutto delle disperazioni a cui possono portare, può portare il disoccupato, questo stato della sua condizione sociale, fino appunto a quelle manifestazioni che tu hai citato. Evidentemente qui c'è un problema, che è quello che dici tu, bisogna applicare una serie di leggi che sono state approvate, la riconversione industriale, la legge per il preavviamento al lavoro e altre leggi approvate negli ultimi anni, però non è che sia solo questo il problema. Noi sosteniamo che bisogna far questo, bisogna prendere una serie di provvedimenti urgenti per cercare di, diciamo, di attenuare la gravità di questo problema. Se vogliamo essere chiari davanti ai lavoratori, dobbiamo dire che un problema come quello della disoccupazione in Italia, che tocca milioni di persone, è un problema che richiede un cambiamento abbastanza radicale della società e della politica economica, che richiede effettivamente che tutte le risorse siano destinate a risolvere questo problema qui e che quindi poi si faccia quella politica che ho richiamato in altri punti della mia risposta, che appunto chiamiamo dell'austerità e del rinnovamento, cioè degli sforzi congiunti per colpire i privilegi, per cambiare il tipo di sviluppo della società italiana e al tempo stesso per stabilire nuovi rapporti di collaborazione che possano anche significare più lavoro per gli italiani con i paesi in particolare del terzo mondo e così via dicendo. Quindi per questo non è un problema che si possa risolvere, si può, diciamo, lenire nell'immediato, ma per risolverlo bisogna intraprendere questa grande, grandiosa, possiamo dire, opera di trasformazione di tutte le strutture sociali e di tutti gli indirizzi, oltre che della direzione, naturalmente, della politica nazionale. Per venire alle questioni internazionali, noi abbiamo preso quella posizione che voi sapete sull'Afghanistan, intanto per ragioni di principio che non possono essere ignorate, nel senso che noi riteniamo che, per dirla con un'espressione classica, la liberazione di un popolo deve essere opera del popolo stesso, che la rivoluzione non può essere esportata dall'esterno e che quando viene esportata dall'esterno poi non regge. Ora, non risulta che nell'Afghanistan fosse in atto una vera rivoluzione popolare. C'era stata una rivoluzione, diciamo, di tipo popolare nel 1978, attuata peraltro anche qui sotto forma di colpo di Stato, ma comunque abbastanza appoggiato, quando era stata rovesciata la monarchia e si era instaurato un regime repubblicano. Poi però si è scatenata una lotta all'interno del partito che aveva preso il potere, che era un partito, diciamo, di ispirazione comunista, si chiamava, mi pare, partito, adesso si chiama Partito Democratico Popolare,
che si è svolta in larga misura all'infuori di ogni partecipazione popolare e che è consistita soprattutto in una lotta interna nel gruppo dirigente di questo partito e nell'esercito, che era poi quello che aveva attuato la rivoluzione del 1978, del 1973, scusate, ho sbagliato la data, poi nel 78 invece c'era stato il colpo di Stato. D'altra parte un compagno dice, ma se un popolo, se un regime rivoluzionario chiede l'aiuto per sostenersi contro l'intervento di forze reazionarie, interne o internazionali, bisogna darlo o non bisogna darlo? E qui osservo prima di tutto che non risulta affatto che questo aiuto sia stato chiesto, non risulta neppure chi lo abbia chiesto, anzi direi che da tutte le informazioni che nessuno ha smentito risulta che il capo del nuovo governo, Karmal mi pare si chiami, sia arrivato con le truppe dell'Unione Sovietica sbarcate nell'aeroporto e entrate attraverso i confini, quindi non è che... Non risulta che ci sia stata nessuna autorità afghana che abbia chiesto questo aiuto. Per la Cecoslovacchia si era detto alcuni dirigenti hanno chiesto questo aiuto. Questa volta non si è neanche detto questo, si è detto il popolo, il governo dell'Afghanistan, però il governo in carica, che c'era in carica in quel momento, il governo di Amin, che io certamente mi guardo bene dal difendere, perché può darsi che tutte le accuse che gli si fanno siano anche esatte, non risulta che il governo in carica abbia chiesto questo aiuto. Ma poi, a parte questo, in linea di fatto, in linea di principio, se noi ammettiamo che a un certo punto, non dico si chieda l'aiuto, ma addirittura che si possa dire viene chiesto un aiuto e si interviene, noi andiamo a un principio che non so poi dove possa portare, perché poi in qualsiasi paese si può dire le forze rivoluzionarie chiedono l'aiuto e allora un altro paese, che sia l'Unione Sovietica o sia un altro, interviene. Mi pare che questo principio non è accettabile. E poi dove porta questo principio? Dove porta la situazione internazionale? Perché non è soltanto la questione di un principio astratto. Noi vediamo che concretamente la violazione di questo principio porta a una esasperazione della situazione internazionale tale che compromette la pace, adesso ci ritornerò un momento, e compromette la stessa causa della lotta di liberazione dei popoli, perché l'Unione Sovietica intervenendo in Afghanistan non è che ha dato un aiuto alle forze progressiste e rivoluzionarie, non dico dell'Europa, questo è chiaro che l'aiuto è andato, se ne sono servite piuttosto e cercano di servirsene le forze di destra in Europa e negli Stati Uniti, ma questo era avvenuto anche con la Cecoslovacchia. Soltanto che quando erano avvenuti i fatti della Cecoslovacchia c'era stato un danno al movimento comunista in Europa occidentale, ma non è che i paesi e gli stati del terzo mondo si erano molto preoccupati e travagliati attorno al problema cecoslovacco. Anzi, la maggior parte di questi paesi in sostanza avevano approvato quell'intervento. Parlo di regimi progressisti e rivoluzionari dell'Africa, dell'Asia e così via dicendo. Questa volta invece abbiamo visto che anche paesi e movimenti rivoluzionari a direzione progressista dell'Asia e dell'Africa si sono pronunciati contro l'intervento sovietico. L'Unione Sovietica ha perso molti punti. Intanto fra i musulmani, non dimentichiamo che ci sono 850 milioni di musulmani sparsi in vari paesi del mondo e in molti paesi forza predominante. Non credo neanche che si possa dire che abbia dato un aiuto alla resistenza del popolo iraniano contro gli interventi americani e la possibilità addirittura di interventi militari. E poi, quindi, ha persino compromesso quella autorità, quel prestigio che si era guadagnata in anni passati col suo appoggio alle lotte di liberazione nazionale. Anche da questo punto di vista la situazione ci preoccupa e quindi, ma poi soprattutto c'è questo problema che oggi è quello che deve assillarci di più. Esiste oggi un pericolo per la pace mondiale? Io sono convinto profondamente che l'Unione Sovietica vuole la pace, ha bisogno della pace per realizzare quelle grandi opere di trasformazione, di elevamento del tenore di vita in cui è impegnata. E ha bisogno anche del disarmo,
della riduzione degli armamenti, che pesa profondamente sull'economia sovietica, mentre si può giustamente considerare, per esempio, che per l'economia americana e in generale per l'economia di certi paesi capitalistici la produzione di guerra è addirittura un fattore di stimolo, oltre che a dare certi profitti molto grossi, diciamo, ai gruppi direttamente interessati nella produzione di guerra. E questa può essere anche una delle ragioni di questa corsa al riarmo nella quale si sono ingaggiati gli Stati Uniti. Quindi l'Unione Sovietica certamente lì non c'è nessuno che ci guadagna dalla produzione degli armamenti. Però qui non si tratta, quindi non ho dubbi, diciamo, su questo punto. Però invece penso che la logica degli interventi militari, della ingerenza addirittura militare nei paesi stranieri, questo porta, e i fatti lo stanno dimostrando, a un rapido deterioramento della distensione e a condizioni in cui una guerra mondiale è possibile. Tant'è vero che noi nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto tutta una serie di fatti che vanno in questa direzione. Adesso li dico in ordine, diciamo, cronologico, poi è un po' difficile stabilire cosa è venuto prima e dopo dal punto di vista logico-politico. Abbiamo avuto la decisione sui missili e noi abbiamo detto, badate che questa decisione dei missili Pershing e Cruise esaspererà la situazione internazionale. Abbiamo avuto l'intervento sovietico in Afghanistan, io non dico che sia una risposta a questo, evidentemente è una risposta al modo come l'Unione Sovietica ha giudicato la situazione in Afghanistan. E poi abbiamo avuto tutte queste misure di ritorsione sempre più gravi da parte degli Stati Uniti e su cui gli Stati Uniti cercano di trascinare anche l'Europa. La sospensione della ratifica dell'accordo sugli armamenti strategici, SALT II, le misure di embargo economico, la sospensione della vendita dei cereali e così via dicendo. Insomma, ogni giorno ce n'è una nuova di queste misure. Ora, evidentemente che se questa dinamica, diciamo così, si continua a svilupparsi e si giunge inevitabilmente a un certo punto a un cozzo tale delle politiche delle due grandi potenze, Unione Sovietica e gli Stati Uniti, in cui poi non vedo che prospettiva altra, che prospettiva diversa ci potrebbe essere da quella di un scatenamento della guerra mondiale. E qui rispondo anche un momento al compagno che dice: ma se ci fosse la guerra con chi ci schiereremmo? Io penso che non avremmo nessuna possibilità neanche di scegliere con chi schierarci se dovesse scoppiare una guerra mondiale combattuta con le armi atomiche e nucleari, di cui sapete quali sarebbero gli effetti e di cui purtroppo molto probabilmente il nostro paese diventerebbe immediatamente uno dei principali bersagli. Allora noi cosa pensiamo? Noi pensiamo che una volta espressa la nostra riprovazione nei confronti dell'intervento sovietico, però adesso il punto vero della situazione è quello di impedire che si vada a questa esasperazione dei rapporti internazionali e in modo particolare dei rapporti fra le due più grandi potenze. E in questo senso noi pensiamo che ci sono molte forze che si possono muovere. Intanto ci sono molte forze del cosiddetto schieramento dei non allineati che possono avere una grande funzione. Ma noi pensiamo che ci possono essere molte forze in Europa, che l'Europa, direi, è quella per certi aspetti più interessata che non si vada a questa rottura della distensione, per ragioni economiche e per ragioni politiche, perché la distensione, che è stato un processo molto lungo e travagliato fino alla conferenza di Helsinki, ha giovato a tutti i paesi europei, sia dell'est che dell'ovest, dal punto di vista degli scambi economici, dal punto di vista dei rapporti politici e così via dicendo. E oggi, attraverso invece la pressione degli Stati Uniti, si rischia di compromettere tutti questi risultati. Infatti noi oggi vediamo in Europa delinearsi degli schieramenti. Da una parte ci sono le forze di destra, soprattutto il governo laburista inglese, il governo conservatore inglese, la Democrazia Cristiana tedesca di Strauss, e anche le forze oltranziste italiane, tipo il Partito Socialdemocratico di Pietro Longo, certi settori della Democrazia Cristiana e così via dicendo. Dall'altra parte vediamo, oltre al nostro partito e ad alcuni altri partiti comunisti, vediamo che invece c'è una preoccupazione di forze socialiste, di forze socialdemocratiche, con le quali naturalmente ci dividono tante altre questioni, ma che vediamo che anch'esse cercano di frenare
questa esasperazione dei rapporti internazionali e di mantenere e rilanciare una politica di distensione. Per questo noi diamo grande importanza al stabilimento di una certa convergenza con queste forze di sinistra, ma anche con altre forze che possono non essere di sinistra, per esempio delle forze cattoliche, la stessa Chiesa, lo stesso Vaticano, che ci sembrano animate dalle stesse preoccupazioni, in modo da costituire una resistenza a questa tensione che si sta creando e da riaprire il discorso sulla distensione, la riduzione degli armamenti e poi naturalmente anche per aprire e riaprire il discorso sulle cause economiche dell'attuale tensione e quindi qui tutti i problemi, il rapporto col terzo mondo, crisi energetica e così via dicendo. È stata posta anche la questione se dobbiamo fare delle manifestazioni di massa. Volevo prima precisare. La questione, prima dicevamo via l'Italia dalla NATO, oggi invece diciamo non mettiamo in discussione l'appartenenza dell'Italia al patto atlantico. Sì, effettivamente c'è stato questo cambiamento del nostro atteggiamento, che è stato dovuto al fatto che noi a un certo punto abbiamo pensato che l'obiettivo dell'uscita dall'Italia dal patto atlantico non soltanto era utopistico, ma in sostanza, dato l'equilibrio fra i due blocchi in Europa, la rottura di questo equilibrio, quale sarebbe l'uscita di un paese dall'uno o dall'altro patto, perché questo può valere per l'Italia, per il patto atlantico e per un paese che aderisce al patto di Varsavia, per altro verso, avrebbe messo in discussione la distensione. Mentre noi pensiamo che il superamento dei blocchi, che rimane un nostro obiettivo di fondo, si raggiunge appunto attraverso la distensione, la riduzione degli armamenti e così via dicendo. Per quanto riguarda le manifestazioni di massa, che è il tema che mi dite che avete discusso anche nel Pullman venendo qui, io penso che bisogna fare delle manifestazioni di massa, ma che queste, l'abbiamo fatte anche sulla questione dei missili, ma che queste manifestazioni di massa non possono essere promosse dal Partito Comunista o non possono vedere la partecipazione del Partito Comunista se hanno un obiettivo unilaterale, cioè per intenderci, se devono essere rivolte soltanto a condannare l'intervento sovietico in Afghanistan e a ritirare, e questo, evidente, allora diventa a questo punto faremo nostra la linea delle forze di destra e reazionarie, che certo noi chiediamo anche la cessazione dell'intervento militare in Afghanistan, però al tempo stesso ci pronunciamo contro quello che ho detto prima, le ritorsioni americane, i tentativi di affossare la politica di distensione, la riduzione degli armamenti e così via dicendo, cioè manifestazioni di massa che comprendano l'insieme dei nostri obiettivi di pace, di distensione, di disarmo e di cooperazione internazionale. E per concludere voglio dire al compagno che poneva, che leggeva il quesito posto da un lavoratore sulla questione comunismo e libertà, non ripeterò qui naturalmente il modo come noi concepiamo la via italiana al socialismo, e non soltanto la via italiana, ma anche l'avanzata verso il socialismo nei paesi di capitalismo sviluppato dell'Europa occidentale, e quindi i tratti distintivi che esistono tra questa via e anche il modo come noi concepiamo una società socialista, pienamente fondata sul riconoscimento di tutte le libertà, e il socialismo così come si è venuto realizzando nell'Unione Sovietica e negli altri paesi, ma vorrei dire soprattutto che per noi, poiché qui si è parlato non solo di socialismo, ma anche di comunismo, il comunismo altro non è che la realizzazione piena di tutte le libertà dell'uomo. Con questo, compagni, io credo di poter concludere il nostro incontro. Vorrei ringraziare tutti voi che siete venuti qui, che avete portato qui, almeno su molte questioni, le voci, le aspirazioni, gli orientamenti di una gran parte dei lavoratori della vostra fabbrica. Io non so se per voi l'incontro è stato utile, certamente lo è stato per me, nel senso che questo contatto vivo con i lavoratori e con i compagni è sempre qualcosa che aiuta i dirigenti comunisti ad assolvere i loro compiti. Vorrei invitarvi tutti, concludendo, a fare ogni sforzo per
rafforzare il nostro partito, che è il fondamento essenziale su cui si deve reggere e senza il quale non può esistere nessuna prospettiva per la realizzazione delle vostre aspirazioni immediate e dei grandi ideali che credo ci accomunano tutti. Facciamo. Lui vuoi essere.